c'è il mare, non c'è, te lo dice mi fa poco male, e la vita mi è per me un dispiacere. Sto cuore mi fa sbattere, chi forte l'onna quando c'è scura. Prima mi dice sì, ora amici di Radio Sanremo, incontriamo Miranda Martino che questa sera sul palco del Casinò di Sanremo, del teatro, farà che cosa? Ecco, quali sono i segreti dello spettacolo di questa sera, Miranda? Tesoro mio, ma il canto, la musica, le parole, i sogni. Io ancora mi diverto, nonostante tutto. Ancora dico sempre basta, non ce la faccio più, non posso più affrontare il pubblico, e poi invece succede che dico di sì e poi davanti al pubblico, perché devo dire che ho sempre avuto un pubblico che mi ha, non dico adorato, però mi ha sempre amato e apprezzato. Questo per me è ancora molto importante, insomma, la mia età. Io ce n'ho tanti di anni, quanti ce n'ho? Ma non li dobbiamo dire, dobbiamo ricordare soltanto la storia della musica e tutte le emozioni che io ho cominciato a 22 anni, quando ho fatto il concorso alla radio, alla Rai italiana, Voci Nuove per Sanremo, ed ero stata appena bocciata in quarta magistrale, ho fatto gli esami e mi hanno bocciato perché ho detto che Leopardi nel Silvia amava il corpo di Silvia. Mi hanno detto: Martino, cosa dice? Cosa sta dicendo? E avevo 7 nello scritto e 3 in orale, e quindi non ce l'ho fatta a prendere la maturità magistrale. E quando poi sono andata a fare questo, mia sorella mi ha voluto far fare questo grande concorso, stranamente all'ultimo momento sono stata recuperata ed ero la 15ª voce, perché erano 15 voci che dovevano andare al Sanremo, e sono diventata cantante. E da lì cominciò tutto. E lì è cominciato. E noi nel nostro archivio segreto di Radio Sanremo abbiamo trovato una chicca, guardi. Dai, davvero? Abbiamo trovato questo disco e io le voglio chiedere: che ricordo ha di Nino Taranto? Ma tesoro, ma Taranto è stato un uomo, prima di tutto un uomo affascinante. Cioè, occhi azzurri stupendi che ti guardavano fisso, era anche affascinante. Mi ha insegnato molto e mi sono molto divertita in Masaniello. Guarda, ho fatto 6 mesi di risate, perché sentivo sempre, c'è il loro sketch di quello che doveva scrivere uno, prova, eccola, prova. Qua siamo ancora nelle prove. E che mi ricordo che doveva scrivere al viceré, non so che cosa doveva scrivere, dicevano delle cose incredibili che non erano nel copione, e lì ho capito che bisogna improvvisare, e sono diventata anche brava a improvvisare, insomma. E questa sera vedremo che cosa succederà. Allora, grazie Miranda. Ora questo le chiediamo anche di autografarcelo, ovviamente. Perché te ne vai? Sì, che tarantinella. E Nino Taranto sta sulle mie ginocchia. Sulle ginocchia, esatto. Ma che bello, me lo date? Glielo regalo. Davvero? Sì. Mai visto una cosa simile. Beh, questa è una chicca, quindi è una chicca, ma era bella anche, non ero male. Io mi continuo sempre a dire che non sono bella, c'ho il viso storto, c'ho la bocca storta,
Beh, lui era bravo. Lui era bravissimo. Taranto era stato un grande cantante, un grande attore. Non andava d'accordo con Macario. Ah, con Erminio Macario c'erano delle diatribe. Sì, sì, c'erano parecchie diatribe. Amici di Radio Sanremo, noi consegniamo questo disco in vinile, questo 45 giri, a Miranda Martini. Grazie. Martino, e buon concerto allora. Grazie mille, speriamo che la voce tiene. Ciao. Io dico di sì, ciao. Ciao. Okay.